ricordatevi di iscrivervi al mio canale, attivate la campanella per non perdermi i miei video, lasciate un like se il video vi è piaciuto. Bella a tutti ragazzi e bentornati nel mio canale, io sono FLuca20, oggi siamo ritornati su FIFA 20 nella carriera dell'Inter. Oggi andremo a fare un'altra partita, andremo a giocarci sempre per campionato estivo. E comunque io ho modificato un po' la formazione, cioè ho solo cambiato il modulo in pratica. Ho messo un 3-4-1-2 con Eriksen trequartista, perché secondo me è meglio, ho fatto delle prove, mi somiglia più, che vada meglio con Eriksen trequartista. E poi ho messo anche a seguire questo giocatore, che è giovane, per metterlo al posto di Candreva, e più avanti ci invieranno anche altri resoconti di altri giocatori. Se avete qualche consiglio da darmi di qualche giocatore da prendere, da vendere, scrivetelo qua sotto nei commenti. Come vedete è sempre la stessa formazione, la stessa rosa. Volevo almeno uno di 80 al posto di Candreva. E poi, ho visto anche questo. Boh, qua volendo possiamo mettere Sanchez. E basta, così per il momento. Scrivete sotto nei commenti chi acquistare. E partiamo subito. Andiamo su gioca partita qua dentro. In casa. Qua in trasferta. No, meglio alternativa. Sì. Ok. E iniziamo. Perfetto, eccoci qua in campo. Come sfida dello Stade Vélodrome che si preannuncia di altissimo livello. Vedremo se sarà davvero così. Piero Gifardo vi saluta, vi invita a rimanere in compagnia mia e di Stefano Nava. Prima parte di questo torneo precampionato che si conclude con la terza sfida della fase a gironi. Oggi in campo Inter e Borussia Mönchengladbach. Entrambe le squadre vorranno chiudere nel migliore dei modi questa fase. Mi lascio un po' anche la telecronaca, magari abbasso ancora un po'. Vediamo, così è meglio. Ok, devo disattivare anche il trainer, non so perché si è attivato, ma vabbè. Queste partite servono per trovare la giusta intesa e alimentare l'autostima, non vanno prese sotto gamba. E poi ci sono i tifosi, che vorrebbero sempre veder vincere la loro squadra. Mica possono deluderli, no? Vediamo la formazione titolare. In porta c'è Handanovic, difesa formata da Godin in coppia con Skriniar. Candreva insieme a Barella al centro. Giocano con due punte che sulla carta dovrebbero garantire una certa pericolosità. Il tecnico deve averla preparata così per cercare di mettere pressione sui difensori, ma al tempo stesso senza scoprirsi eccessivamente. Lukaku. Candreva, possibile vantaggio. Ed ecco il gol. E il pallone è in rete. Sono avanti. Un vantaggio importante a questo punto della gara. Partita che resta apertissima. Un gol degli avversari rimetterebbe tutto in discussione. Con la sponda e di Lukaku. E c'è il gol di Candreva. Fantastico, Pier. Un giocatore che si dimostra ancora una volta un valore aggiunto per questa squadra. Vi lascio anche un po' sentire anche la telecronaca. Quella del gioco. Si riparte con il risultato a favore dell'Inter. Ditemi se preferite che faccio io o quella del gioco, la telecronaca. Scrivetelo qua sotto nei commenti. Ha detto bene l'azione sulla traiettoria del passaggio. Passaggio impreciso, pallone intercettato. Forse verticale interessante. Candreva. Lukaku segna sempre. Lukaku, c'era il suo nome su quel pallone, non poteva sbagliare. Ecco
Stefano, qui bravo l'attaccante, ma c'è da sottolineare l'errore del portiere. Direi di sì, Pierluigi si è lasciato prendere dalla foga, lasciando incustodita la propria porta. Errore imperdonabile. Lautaro Martinez. Pallone profondo, pericoloso. Ecco Lukaku. Palla gol per Lukaku. Lukaku! Eccolo. Lukaku! Segna sempre Lukaku! Ha messo il mirino sulla porta e non ha sbagliato. Che esultanza. Due reti messe a segno finora, davvero un impatto devastante sulla difesa avversaria. Partita che assume ormai una fisionomia molto comunque precisa. Comunque li stiamo avendo anche in dilettante. Sì, aumenterò un po' la difficoltà. Ho messo dilettante per non mischiare troppo, ma forse posso mettere anche esperto volendo. Attenzione perché occhio, è pericoloso. Vai the fly, prendilo. Pallone perso. Ok, giusto. Vai Lautaro, vai Lautaro. Oh, se ci riuscì. È stato fermato dal difensore. Ok, prendiamola. Grazie. Brutto passaggio e pallone regalato. Vai Lukaku, vai Lukaku. Lukaku. Ok, bon, perfetto. No, occhio al contropiede. Occhio, qui. Occhio al contropiede. Vedo avversario piazzata male qui. Traore. Vai Sanchez. Vabbè, non mi sembra che era Sanchez. Pericolo, ecco il tiro. Ah, hanno sfruttato nel migliore dei modi un'ottima azione di rimessa. Da mostrare ai ragazzini delle scuole calcio. Pierre, un contropiede da manuale. Ok, comunque. Difficile per vai Godin, vai Godin, prendilo, prendilo. Più un membro della famiglia Maggi alla guida della non è finito. Squadra. Ma bisogna procedere, bisogna guardare ok. Avanti. Vai, Bavellino magico, Bavellino magico. No, lì. Forse qua l'ho sbagliata io, ma forse recupero. Vai Lautaro e il Toro possono giustamente esultare per questo gol frutto dell'ottimo pressing. L'avevo un po' sbagliata però poi ho recuperato che finora e ho segnato perfetto. Continuano a regalare grande calcio, gol e non hanno intenzione di sì, fermare. Magari ditemi anche se volete vedere tutto o che salto e dopo il gol volete vedere l'intera azione. Ultimo tocco dell'avversario, sarà messo laterale per l'Inter. O preferite che salto? Scrivetelo qua sotto nei commenti. De Frey. Occhio, un passaggio un po' così. Barella. Brozovic. Qua. Regalano palla agli avversari. Sta avanzando. Prendiamola. Ok. Ha recuperato il pallone senza fallo. Occhio. Perfetto. Candreva. Brozovic. Buono l'anticipo del difensore. Era fuori. È arrivata la segnalazione dell'assistente. Ok, io per il momento salto, ma se volete magari vedere queste azioni qua che vi fanno vedere, scrivetelo qua sotto nei commenti. Pericolosa per fuori gioco, questione di centimetri. L'assistente qui era ben posizionato e vai Lukaku, vai Lukaku. Dubbi. Se la cava sotto pressione. Barella. Occhio, cerca l'area di rigore. No! Conclusione apprezzabile dalla distanza che però non ha creato problemi al portiere. Per poco peccato. Non trova la porta. Bella! Suggerimento interessante. Occhio a Lukaku. No. Il riflesso di Sommer ma non è finita. Ho voluto fare un po' l'altruista però. Andiamo. Occhio, occhio. Strub. C'è spazio per lui. È andata bene. Attaccante che si è fatto ipnotizzare a tu per tu col portiere, gettando al vento una palla gol clamorosa. No, ho sbagliato. Recuperano il pallone. C'era... È tutto solo. Pallone che viene allontanato, poteva essere un'azione pericolosa.
Occhio che è libero, è da solo questo. Occhio. Plea. Perfetto. Perfetto, perfetto. Il primo Anche tempo è andato ferma bene. Il gioco e dunque il primo tempo si chiude sul risultato di 4-1. Sì, scrivetemi qua sotto nei commenti se volete che metto. Sì, se volete che salto tutto. O volete vedere quello che vi fanno vedere dopo l'azione, dopo il gol, volete che lascio lì o che salto, ditemi se volete anche che faccio io la telecronaca o volete sentire quella del gioco. E ditemi i giocatori da acquistare, da vendere, scrivetelo qua sotto nei commenti. E ora facciamo il secondo tempo e poi direi che possiamo finire. Inizia qua la ripresa del match, finora davvero a senso unico. Traoré, spazio per il cross. Occhio, occhio, prendiamo. Perfetto, fermato. Andiamo, vai Eriksen. Barellino magico, epic bro. Brozovic. Lautaro. Lautaro Martinez. Vai Lautaro. Ok, Candreva. Può cercare il cross. Occhio Candreva. No, troppo piano. Sicuro. È sicuramente un buon giocatore. Parte il no, tiro. Centrale. Sicuro. Qui l'intervento del portiere. Occhio, occhio, occhio. Prendiamola. Vai, pallino magico. Vai. Lungo la fascia. Vai. Da lì può andare col cross. Prendiamola. Non ok, perfetto, via, andiamo, andiamo. Vai Candreva. Candreva. Vai Lauta. Lautaro Martinez. Sancho. E il Nino Maravigno. Vai il Nino Maravigno. Occhio al traversone. No. Volevo centrarmi un po', però non sono riuscito. Vorrei fare un tiro a giro con Sancho. La mette in mezzo. È troppo esterno. Sanchez. Occhio a Sanchez. Tentativo sventato senza problemi dal portiere. Buon possesso di palla. Prendiamola. Plea. Traoré. Guadagna metri. Proviamoci. Interrompe bene l'azione intercettando il lancio. Ok, è andata bene. Lo facciamo. C'era solo la potenza in questo tiro. Okay, tira completamente sballata. Ci ha provato, dai. Capita di sbagliare. Perché era troppo stanco Sanchez, quindi. Anche se mi piaceva fare un gol. Beh, direi che si affida a forze fresche. Dai, a giro. Lukaku. Oh, vai Eriksen. Eriksen. Palla verticale. Fai il pallonetto. Troppo. Ha provato con lo scavetto qui, pallone alto di poco. Ok, mettiamo Moses, proviamo. Cioè, facciamo queste prove. Apprezzare comunque la giocata dell'attaccante. Non sempre i numeri nel calcio rispecchiano ciò che avviene in campo. Non è questo il caso, stanno dominando. Vai. Basta dare un'occhiata al dato, no, tiri in porta. Vantaggio direi ampiamente meritato. Prendiamola. Plea. Occhio. Vai. Lautaro Martinez. Pavelino magico, vai Asamoah. Asamoah. È in buona posizione. No. Tentativo che finisce al lato. Gran gesto tecnico qui dall'attaccante. Grande fiuto. Una volta avevo provato e avevo segnato un punto a giro con Asamoah. Un'altra buona giocata. Lukaku. Vai con Lautaro, Lukaku vai con Lautaro. Ed ecco il gol. Rete. È il toro. Facile rete, ma pur sempre una bella rete. Grande conclusione ravvicinata. Sembra una goleada per l'Inter, per la maniera in cui la squadra sta interpretando la partita. Il portiere avversario continua a raccogliere palloni. Io direi di mettere anche Padelli. Per questi minuti che mancano intanto.
penso di riuscire lo stesso a vincere, abbiamo una buona difesa, quindi non dovrebbero esserci troppi problemi. Janske. Abbiamo un ampio margine di vantaggio, quindi. Ancora la circolazione di palla. Guarda il movimento in aria. Recupera palla, intercettando bene il pallone. Tentativo di chiusura sul portatore di palla. Possibilità per la ripartenza. No. Occasione sprecata questo contropiede. Sbandiato io. Ripartenza che non va a buon fine e difesa che recupera il pallone. Traore. Vai Gagliardini, vai Gagna. C'è spazio per il cross. Moses. Provvidenziale De Vrij. Vai, vai. Vai che ci riusciamo, dai Gagliardini. A bordo campo, allora da Matteo Barzaghi per sapere a questo punto quanto manca alla fine. Mancano ancora 10 minuti allo scoccare del 90. Ok, ottimo, vai Candreva. Matteo, come sempre, grazie. Palla lunga, no, sul secondo palo. Intervento del difensore che concede il corner. Portiere di riserva pronto a entrare in campo e a dare il suo contributo. Dove lo mettiamo? Qua? Proviamo? No, non è arrivato. Bravo qui a mettere. No. Attenzione al tiro! Comodo. Dopo piano. Dovevo caricarlo un po'. Giocata di qualità per intercettare il pallone. Oh, bellissimo. Allora, vai. Fondo pericoloso. Oh, bellissimo. Attenzione, grandissimo Moses. Palla che si infila perfettamente nell'angolo basso. Il portiere non può nulla. Grande fiuto del gol, è riuscito a segnare infilando il portiere. Guardate qua passo. Che scambio. Un gol che non cambia la sostanza di questo match. Sì, ma le squadre Moses, come questa hanno sempre. Mettiamo Bivanghi al posto del campo. A spingere fino alla fine. Quanti gol? Ho saltato, vabbè. Ok, andiamo. Risultato che si fa questo. Ok, ho capito però che posso volendo mettere anche esperto la difficoltà, perché dire tante è anche forse troppo facile. Però con questa squadra dovrei vedere anche con altre come va. Però magari posso già mettere esperto. Ok, prossima partita è contro il Borussia Dortmund, che ce l'avremo anche in Champions poi. E mettiamo direttamente esperto qua. Ok, avanziamo un po'. Perfetto, io direi che possiamo concludere qua questo episodio, quindi iscrivetevi, commentate, lasciate un bel like, condividete, sostenetemi ancora. Vi ricordo che ogni tanto faccio anche qualche live qua nel mio canale YouTube, e quindi seguitemi anche su Instagram, che lì vi ricordo quando ci saranno le live, vi avviso quando sarò in live nel mio canale YouTube. Quindi seguitemi lì, che trovate il link in descrizione. E quindi, detto tutto questo, alla prossima. Ciao ciao!